una gran fondo per avere qualcosa di speciale deve avere tre cose: il territorio, l'organizzazione e magari la partenza in arrivo in una grande città. Prato della Valle, la piazza centrale di Padova, è una delle piazze più grandi in Europa. Proprio qui, nella sua isola ellittica centrale chiamata Isola Memmia, nel 1869 partiva la prima gara ciclistica in Italia. E proprio qui, il prossimo 28 giugno, prenderà il via la seconda edizione della Gran Fondo Città di Padova, Fondriest. La bicicletta ti dà sempre quella sensazione, anche quando ho smesso di correre, andando con persone un po' di ogni età, vedi che torni sempre un po' bambino. E questo è il bello delle Gran Fondo, la sensazione e quel feeling che hai con i tuoi compagni di squadra, quella voglia di a volte di lottare o cercare di battere i tuoi avversari che magari incontri tutti i giorni. Ti fa tornare un po' indietro negli anni, e questo penso che sia il bello delle Gran Fondo. Tre percorsi: il lungo 145 km, il medio di 97 e il nuovo di 53 km. A pedalare in anteprima sulle principali salite e i passaggi più suggestivi del tracciato di gara è la colonna della Nazionale Azzurra di ciclismo degli anni 90, Maurizio Fondriest. Le salite sono diverse, le più importanti sono quelle di Boccon, del Roccolo, che è molto impegnativa, le Grate e il Tour in Altinale. Ce n'è per tutti, per gente che va in salita, ma anche per gente scattista, gente che può tenere dure le salite e magari giocarsi la vittoria nel finale. Direi a tutti gli appassionati di montare dei rapporti adeguati, perché la salita ad esempio delle Grate ha una pendenza del 20%, quindi montate dei rapporti adeguati. Passerete in mezzo ai colli Eugani e ai Monti Berici, e paesaggi splendidi, divertitevi. Il percorso coniuga l'aspetto tecnico e pedalabile in una dimensione paesaggistica. I Colli Euganei, la città del Santo, unica nel suo genere, fino alle terme. Calda, Maurizio. Mamma mia, che goduria. La cosa più bella per un ciclista, uno che ha fatto anche attività a altissimo livello e quindi ha provato un po' tutto, quindi allenamenti duri, la cosa più bella è arrivare stanchi e mettersi nell'acqua termale.